Oggi vorrei segnalare questo libro di poesie di Giuseppe Grattacaso. Si intitola Il mondo che farà ed è edito a Roma da Elliot Editore nel 2019. Grattacaso è nato a Salerno nel 1957 e vive a Pistoia. Io sono venuto a conoscenza della sua poesia per il suo precedente libro, dal titolo bellissimo La vita dei bicchieri e delle stelle, edito da Campanotto. Questo libro contiene molte cose meravigliose che riguardano il tempo e la nostra situazione sulla Terra, nella vita, le prospettive che abbiamo nella nostra esistenza. C'è una prima sezione che si chiama Il tempo impaludato, che percorre le bancarelle di un mercato ortofrutticolo e a seconda dei vari ortaggi e delle varie specie di frutta elabora una diversa meditazione sul tempo. Un'altra sezione molto bella riguarda la casa paterna in dismissione dopo la morte del padre, ma tutto è una delicatissima meditazione che vale la pena veramente di leggere. Vorrei lasciarvi con una sola poesia, quella finale che dà anche il titolo al libro e che parla del fatto che a volte, per esempio a Capodanno, noi raggiungiamo uno stadio della nostra vita a marcia indietro con un countdown. E la poesia dice: ci piace che l'attesa sia racconto in senso inverso, quello che sarà, speranza a cui si approda a marcia indietro. Conteggio certo che prospetta il viaggio all'ora zero per esaurimento del tempo dato, il varo della nave, il razzo che è lanciato verso il cielo è scatto quando svetta il passo morto. Numeriamo l'auspicio da infinito al punto senza tempo, l'ora assente ci stimola all'imbarco, all'avventura, verso il tragitto ignoto. È proprio il niente, quell'attimo di vita insospettabile per privazione e per insufficienza che vorremmo durasse. Quota zero che festeggiamo. Lì finisce il tempo e dà principio il mondo che farà.